Alessio di Giulio Rubino e Rossella Tomaselli. È un lavoro che porta a compimento tutta l'esperienza della prova in base che abbiamo svolto durante l'anno. Per quest'anno, diciamo, è usato loro come campione per la realizzazione di una prova in balsi e la sua trasposizione in formato multimediale, ma se l'anno prossimo avremo modo di continuare ancora a lavorarci, sarà coinvolta tutta la classe in questo tipo di attività. Ora passo molto volentieri la parola ai due compagni che vi illustreranno che tipo di lavoro è stato svolto. Prego. Prima, la prova in balsi come è strutturata? Allora, la prova in balsi è formata da informazioni esplicite, la cui domanda riprende le parole usate nel testo. E ci sono le informazioni esplicite contigue e nella quale le parole sono vicine. Per esempio, cosa condannavano gli illuministi? Condannavano la caccia alle streghe, la guerra e la tratta dei neri. Invece poi ci sono le informazioni esplicite non contigue che non si trovano vicine. Non si trovano vicine, le trovi sparse nel testo. Nella comprensione analitica le parole sono scritte nel testo come informazioni esplicite, però in maniera diversa. Il livello B, cioè il livello inferenziale, consiste nel capire se lo studente che sta svolgendo questa prova in balsi ha delle informazioni pregresse che lo aiutano nella comprensione del testo e nel ricavare la risposta in alcune domande la cui risposta non c'è nel testo. Il livello C invece presenta la comprensione globale del testo. E in pratica devi ricavare le informazioni da tutto il testo, non solo da una parte specifica, e comprendere il significato del tema principale e il messaggio del testo. Il messaggio dell'autore. Il livello di comprensione lessicale e morfosintattica consiste nel capire se lo studente conosce il significato di alcune parole e sa svolgere analisi logica o grammaticale. Dopo aver individuato le domande e scelto le risposte corrette e sbagliate, abbiamo trasferito la prova in balsi su un supporto multimediale. Abbiamo usato un modulo Google, abbiamo costruito la prova attribuendo un punteggio per ogni risposta corretta. Ogni domanda si dà una risposta, perché così tutte le domande valgono un punto. Abbiamo attribuito 2 punti a livello inferenziale e abbiamo strutturato la prova in modo tale che alla fine lo studente possa visualizzare il punteggio totalizzato e le risposte corrette e quelle sbagliate. Vi svolgeremo la prova in balsi, ovviamente dando volutamente risposte giuste e sbagliate. Per vedere i risultati della prova in balsi. Di che cosa parla il testo? Mettiamo dell'illuminismo. Poi, qual è il periodo storico descritto? Facciamo un esempio, mettiamo la C. Chi dà vita all'illuminismo? Mettiamo la B e così via. Abbiamo queste domande che abbiamo deciso di aggiungere e che dobbiamo dare una risposta esatta e una giusta, diremo, ed è una domanda a cui dobbiamo riferire una risposta a tutte e due le parole. Facciamo una sbagliata e una giusta. Nell'ultima frase invece abbiamo una domanda a risposta corta. Abbiamo già dato la risposta e vedremo se sarà giusta o sbagliata. Inviamo, visualizziamo il punteggio. Il totale dei punti è 11 su 20. La prima ad esempio è giusta. Cioè, se è giusta vi dà risposta corretta, se è sbagliata vi dà che la risposta è sbagliata e vi dà la risposta giusta. Qui
A questa qua è la stessa cosa. E sotto alla domanda vi viene data la risposta giusta e anche nella domanda aperta vi viene data la risposta giusta.